Una buona serata, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, la domenica calcistica di TV6. Questo pomeriggio abbiamo tenuto compagnia anche più del solito con le partite di Serie D. Sapete, la Serie A è ferma, la Serie B è ferma per gli impegni della nazionale che deve giocare contro la Polonia. E allora lo spazio, visto che il Teramo ha giocato ieri pomeriggio pareggiando a Rimini, spazio tutto alla Serie D. Giornata però da dimenticare per i nostri colori, per i colori abruzzesi. Tante sconfitte, due pareggi, ma per esempio il pareggio di Vasto sa anche quello di sconfitta. Oggi abbiamo tenuto compagnia tantissimo in diretta nel post gara, proprio perché da Vasto c'era area di contestazione. La curva d'Avalos ha contestato il tecnico Ottavio Palladini. C'è stato un summit proprio live che vi abbiamo mostrato, le cui immagini vi abbiamo mostrato subito dopo la partita, ed è chiaro che questa sera ci sarà un'altra riunione, come ha ammesso il direttore generale biancorosso Masciangelo. Palladini è sempre più in bilico, ma ne parleremo nel corso della serata, perché da Vasto partiremo come servizi. Dunque, per tutti i tifosi della Vastese, state con noi, così come gli altri tifosi delle squadre di casa nostra, perché vi mostreremo le partite, tutte le partite delle abruzzesi di Serie D. Saluto in redazione Andrea Costantini, che vi ha tenuto compagnia questo pomeriggio. Ciao a tutti. Ciao Andrea. Buonasera. Domenica assolutamente da dimenticare. Ma ne parleremo, ne parleremo. Saluto gli ospiti, ringrazio, lo ritrovo con particolare piacere Aldo Fattore. Ciao Aldo. Ciao, una bacchettata per te. Perché? Perché mi avevi detto c'è un giovane del Pineto, un giovane vecchio del Pineto che ripeto con tanto piacere. Un giovane è giovane. Per me è un giovane vecchio. Poi lo mostreremo chi è. Rivedere Marco, guarda, mi ha fatto tanto piacere, perché è veramente un bravissimo ragazzo. Eh sì, accanto ad Aldo Fattore do il bentornato nei nostri studi. Noi non l'avremmo voluto invitare, ma purtroppo Antonio Meccomonaco. Ciao mister. Grazie, buonasera a tutti, grazie per l'invito. E poi il giovane difensore del Pineto, eh sì, Marco Pomante. Ciao Marco. Ciao, buonasera a tutti. E allora, questi gli ospiti di questa sera. Vediamo i numeri della giornata campionato in Serie D, ovviamente, con gli altri campionati fermi A e B. Ovviamente la C si sta giocando, e tra poco vi daremo anche i risultati. Campobasso Recanatese 0-0, Castelfidardo Sammorese 0-1, Cesena Francavilla 2-0, Giulianova Materica 1-2, Isernia Jesina 1-0, Montegiorgio San Giustese 1-2, Agnonese Avezzano 1-1, Pineto Sant'Arcangelo 1-2, Notaresco Savignanese 1-2, Vastese Forlì 1-1. Gol abbastanza equamente distribuiti. Vediamo dopo sei giornate la classifica. Il Notaresco è ancora primo, ma in coabitazione. C'è stato un momento questo pomeriggio in cui, con il Materica che pareggiava a Giulianova e il Notaresco che vinceva con la Savignanese, c'era quasi la fuga della squadra di Cudini. Poi però, come vedete, le cose nel calcio possono cambiare da un momento all'altro. E allora 15 punti per la coppia Materica-Notaresco, 14 punti per la San Giustese, 13 per Cesena e Sant'Arcangelo, 10 punti per Savignanese e Francavilla, 8 punti per Forlì, Giulianova e Isernia, 7 punti per Recanatese, Montegiorgio e San Maurese, 5 punti per Pineto e Jesina, 3 punti per Agnonese, Campobasso e Vastese, 2 punti per il Castelfidardo, 1 punto per l'Avezzano. Ovviamente da Vasto partiamo, e allora un piccolissimo giro a testa di commento per questa giornata. Aldo, vedendo la classifica, che cos'è che ti stupisce in positivo e in negativo? Ma innanzitutto quando siamo valori, quelle che erano le aspettative della vigilia vengono fuori, perché Cesena sapevamo che una volta introdotto in questo giornale avrebbe fatto quasi una volta a sé col tempo. C'è il Materica che molto probabilmente darà un po' fastidio, la San Giustese mi dicono che forse è quella che gioca meglio di tutto nel girone, ma piano piano i valori vengono fuori. Certo. Per quanto riguarda le abruzzesi, devo dire, discretamente si sta comportando il Francavilla, il Notaresco è una squadra che comunque deve salvarsi, e quindi le grosse delusioni si debba parlare sono il Pineto e l'Avezzano. La Vastese adesso ha cominciato male. Io ricordo i due anni precedenti la Vastese ha fatto grandi giri di andata. Ah, tu vai sulla cabala. No, sulla cabala. Ha fatto grandi giorni di andata e poi meno i gironi di ritorno. E dei pessimi gironi di ritorno.
Può anche darsi che quest'anno ci sia l'inversione di tendenza, però la vera negatività sono Pineto e Avezzano. Da Pineto mi aspettavo di più, per quanto quello visto a Francavilla è un Pineto che mi ha molto 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 deludente. Ad Antonio Magomonaco stessa domanda, con una particolare attenzione per esempio con alla squadra da cui partiremo, ovvero la Vastese. Ecco, Megamonaco si aspettava un inizio così complicato per una squadra costruita con grandi nomi? Sulla carta il calcio, quando si parte, si dice siamo tutti bravi e tutti vorremmo fare grandi cose. Il problema è che la realtà dice questo, però insomma io penso che se partite è vero sì che danno già un piccolo segnale, ma secondo me è ancora molto presto per delineare il campionato delle squadre abruzzesi. Certo è che sicuramente da Avezzano, Vastese e Pineto magari ci si aspettava qualche punticino in più che forse sul campo avrebbero anche meritato, però poi la classifica in questo momento dice questa, però insomma mancano così tante partite che c'è la possibilità per tutti di spostarsi dalla parte destra alla parte sinistra della classifica. Quindi io non farei grandi drammi se invece poi da Vasto, da Avezzano si aspettavano già da subito di stare lì davanti. Allora è normale che un po' di delusione ci può essere. Ecco Marco, mister Megamonaco ha detto ci sarà tempo e modo di fare il salto dalla parte destra alla parte sinistra, che sia di buon auspicio per il Pineto che in questo momento è nella parte destra e che, diciamocelo francamente, noi ci aspettavamo, seppur dopo 6 giornate, nella parte sinistra. Ma è normale che le aspettative erano diverse, anche noi come squadra ci aspettavamo un rendimento migliore. Adesso stiamo raccogliendo poco e dispiace, ma ci dobbiamo assumere le nostre responsabilità perché non stiamo facendo bene. È normale, quando una squadra come il Pineto vedi la classifica a 5 punti, vuol dire che qualcosa di sbagliato noi come squadra lo stiamo facendo. Adesso dobbiamo essere bravi a capire gli errori che stiamo commettendo e cercare di non farli più, perché è vero che siamo ancora all'inizio, però quelli lì davanti stanno facendo punti e noi non ci possiamo permettere di stare nella parte destra della classifica. Assolutamente, anche perché poi il calcio dimostra che poi è verso primavera si rimpiangono quei punti che non si erano fatti magari in inverno. Ovviamente subito vedremo Vastese Forlì. Un auspicio, una considerazione a margine. Ovviamente questa è una giornata difficile per le formazioni abruzzesi, che non ha vinto nessuna, le cose non stanno andando bene in alcune parti. Vi chiedo, per tutti coloro che scriveranno, e siete già in tanti ovviamente, di non essere proprio accaniti, di rispettare comunque momenti di difficoltà delle squadre di casa nostra. D'altronde siamo tutti abruzzesi e ci auguriamo sempre il meglio per le squadre di casa nostra. Partiamo allora, partiamo dall'Aragona, di Vasto, Vastese Forlì 1-1, il servizio di Paolo Renzetti. La gara dell'Aragona si è chiusa con la curva d'Avalos a chiedere a gran voce l'esonero del tecnico Ottavio Palladini. La Vastese rinvia ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria della stagione e ora la posizione del tecnico è davvero a serio rischio. Nelle prossime ore potrebbe saltare così la panchina del trainer di San Benedetto del Tronto con l'arrivo di un nuovo allenatore e con Fabio Montani in pole position. Padroni di casa in campo con il 4-3-3 con Fiore schierato dall'inizio. Gli ospiti senza Cortesi e Ferri, infortunati, rispondono con un 4-3-1-2. La sfida tutta biancorossa è diretta da Rizzello di Casarano di fronte a quasi 800 spettatori. Dopo le prime schermaglie al quinto ci prova Fiore dalla distanza con la sfera che finisce sopra la traversa. Al nono minuto, sugli sviluppi di una punizione, è Leonetti in area a mettere di testa di poco fuori. Avvio promettente per gli aragonesi, pericolosi anche al 13° con una inzuccata di Giampaolo che manca di pochissimo il bersaglio grosso. Dopo una buona prima parte di gara gli abruzzesi
rischiano però al 22esimo quando Tonelli dalla sinistra effettua un tiro cross insidioso e con la palla che attraversa tutta l'area piccola senza che nessun attaccante forlivese riesca ad arrivare all'appuntamento con la sfera. Il Forlì arriva poi ad un passo dal vantaggio al 26esimo quando Graziani chiama ad una parata miracolosa Morelli che salva porta e risultato. Cresce la formazione di Campedelli guidata da un ispirato Tonelli che sulla fascia destra fa quello che vuole. Si arriva così nell'ultimo quarto d'ora di primo tempo con Leonetti pericoloso per la Vastese al 31esimo e con la palla che finisce però ancora al lato. La partita resta viva con i romagnoli Maidomi. Al 39esimo c'è però una buona opportunità per Giampaolo che mira all'angolino trovando una deviazione in angolo di un difensore avversario. Al 39esimo colpo di testa beffardo di Stivaletta che costringe Mordenti a respingere in maniera difficoltosa quasi sulla linea. Ultima emozione del primo tempo al 46esimo con una punizione di Mazzotti per gli ospiti che chiama Morelli al salvataggio in corner. Nella ripresa stessi 22 di inizio gara in campo, al nono padroni di casa ad un passo dal vantaggio ma prima Leonetti tiro respinto e poi Giampaolo mancano l'appuntamento con la rete dell'1-0 che però arriva al 13esimo proprio con Vito Leonetti che si inventa un eurogol facendo esplodere la curva d'Avalos per una rete che ha il sapore della liberazione. Il tecnico ospite subito dopo il gol decide di mandare in campo Castellani per Baldinini. I locali ci credono e attaccano ancora sfiorando il 2-0 in maniera clamorosa al 22esimo con Stivaletta che si divora la rete tutto solo davanti a Mordenti spedendo il pallone incredibilmente al lato. Gioca bene ora la squadra di Ottavio Palladini che meriterebbe anche il raddoppio al cospetto di un Forlì che sembra accusare lo svantaggio. Al 31esimo c'è però un lampo ospite con Mazziotti che chiama alla parata Morelli. Al 33esimo doppio cambio locale con Pagliari e Colarieti in campo per Palestini e De Meio. La gara entra così nella sua fase calda con i romagnoli che trovano il pareggio con Castellani al 41esimo che di testa sugli sviluppi di un corner supera imparabilmente Morelli. Gelo all'Aragona con il finale amaro per la formazione di casa e con al 46esimo la conclusione di Stivaletta a cui si oppone Mordenti. Al 47esimo Ridolfi con il portiere Mordenti fuori dall'area prova la conclusione della domenica ma il pallone termina di un soffio alto. Al 48esimo e poi Napolano a provarci ma la porta romagnola è stregata. Si finisce con la contestazione della curva all'indirizzo del tecnico Palladini ora davvero ad un passo dall'esonero. In questi minuti, Palladini, mentre lei è qui in sala stampa, qui fuori c'è un incontro, una riunione tra i dirigenti della Vastese, sicuramente si sta parlando della sua posizione, lei cosa le hanno detto qualcosa, ha incontrato qualcuno? No, per adesso non mi hanno detto niente, ma sicuramente parleremo di questa situazione perché è giusto che sia così, quando le cose non girano, non vanno, bisogna assumersi le proprie responsabilità. Io oggi sinceramente, e devo essere sincero, il primo tempo è stato equilibrato, le due squadre si sono equivalse, abbiamo avuto occasioni noi, hanno avuto occasioni loro, ma nel secondo tempo c'è stata una squadra che voleva vincere e quello era la Vastese. Abbiamo avuto, se non mi sbaglio, 4-5 occasioni da gol clamorose, poi quando non chiudi le partite accade quello che accade in questo ultimo periodo e purtroppo lo paghiamo a caro prezzo. Ripeto, mi dispiace per la Vastese, mi dispiace per i giocatori perché oggi hanno dato l'anima, mi dispiace soprattutto per loro. Ancora una volta però nel finale questa squadra ha subito gol, era accaduto con la San Maurese, era successo con il Francavilla e è accaduto anche oggi. Sì, ha subito gol su un calcio piazzato. Su un calcio d'angolo, un'altra volta, non su un'azione clamorosa. Ecco, questo mi dispiace, questo è quello che mi dispiace. Che poi anche sull'1-1 abbiamo avuto anche la forza di reagire e cercare di vincere la partita. Questo è il dispiacere più grande. Poi, ripeto, la società è giusto che faccia le proprie valutazioni e qualsiasi sarà la decisione, verrà presa
da parte mia con massima tranquillità, nel senso che il calcio, quando le cose non vanno, quando le cose non girano, è giusto che si facciano tutte le valutazioni del caso. Lei è dispiaciuto anche per la contestazione della curva nel finale, per quei cori della curva Davos? No, ma al di là di quello ci sta tutto, perché quando non vinci e quando le cose non girano, è giusto che uno si assuma le proprie responsabilità. Ripeto, mi dispiace soprattutto per i ragazzi, perché, e per il presidente, per la società, perché oggi avremmo meritato di vincere. Penso che sia giusto comunque in determinate situazioni mettere il viso. E la situazione sicuramente non è delle più belle, perché comunque anche oggi è venuto un pareggio. Noi dobbiamo solo cercare di risolvere la situazione in silenzio, perché sicuramente la città di Vasto e i tifosi di Vasto non meritano questa situazione. Questo è quello che posso dire, siamo molto dispiaciuti per questo e cercheremo di uscire al più presto con l'unica parola che conosciamo tutti, con rispetto, con umiltà e con lavoro, da questa situazione. La Palladini resta al suo posto? Ma adesso a caldo non è questo l'argomento principale. L'argomento principale è quello di cercare di trovare la soluzione migliore, ripeto, per onorare sia la maglia, la città, i tifosi, perché fino ad oggi la curva è stata fantastica, tutti ci sono stati vicini e dobbiamo al più presto uscirne per rispetto e onore di queste persone qua. A proposito della curva, al 91esimo i tifosi della Davalos hanno chiesto le dimissioni del tecnico Palladini. La società cercherà di tenere conto, vorrà tenere conto anche degli umori di una piazza che in questo momento sta rumoreggiando nei confronti del tecnico, oppure agirete pensando solo con la vostra testa? Ma no, agiremo con la nostra testa, le contestazioni è giusto che ci sono quando non vengono i risultati. Parliamo che non ancora abbiamo vinto una partita, quindi il tifoso ha pienamente ragione, come ho detto due minuti fa, a loro va solo elogio perché ci hanno sempre sostenuto nei 90 minuti. Cercheremo internamente di fare da persone civile e prendendoci ognuno le nostre responsabilità, qual è il problema e al più presto risolverlo. Ma in settimana, nelle prossime ore vi rivedrete per un ulteriore, diciamo a freddo in questo caso, un ulteriore confronto con il presidente Bolami? Sì, stasera siamo con lui, ne chiacchieriamo, vediamo un attimo tra stasera e domani in quale di riuscire a trovare la soluzione migliore. E questo era il servizio della partita e anche le interviste. Abbiamo sentito Palladini e il DG Masciangelo. Io chiedo ad Antonio Mecomonaco come un allenatore vive questi momenti. L'abbiamo visto veramente molto, molto giù Ottavio Palladini, di fatto alzando le mani, dicendo è anche normale che quando le cose non vanno sia l'allenatore a pagare. Assolutamente sì, Palladini è un allenatore esperto, ex giocatore di buonissimo livello, sicuramente sa gestire questi momenti. È normale che dalle immagini di oggi io ho visto una squadra che comunque è viva. Poi è normale, se parliamo di risultati, è normale che non si è vinta una partita dall'inizio ad oggi, è normale che l'allenatore venga messo in discussione e ci possa essere anche un cambio di allenatore. Aldo, è anche complicato poi spiegare determinate dinamiche nel calcio, come può fare un allenatore in difficoltà in questo momento, come in questo caso vedete prova a fare Ottavio Palladini, però sta di fatto che questa è una squadra che aveva grandissime ambizioni e che al di là adesso del fatto che tu prima hai detto è partita sempre bene, poi è finita incalando. Però è anche vero è il problema, che sei partite e tre punti. Io sono contro poco. In generale. Sei contro gli esonero dell'allenatore. Tant'è che un'altra emittente, ho parlato con di Antonio, ero ospite con Antonio, e hanno esonerato Antonio dopo tre partite. Non si esonera un allenatore dopo tre partite, bisogna essere direttamente allo sbaraglio, perché se si prende un allenatore vuol dire che ci si fida. Adesso Vasto sta attraverso, più che altro io ho visto il filmato. Sì. Il filmato. Il che primo che te tempo, è parso della partita? Primo tempo il Forlì è sembrato avere un miglior comportamento. Il secondo tempo ha giocato meglio la Vastese. Si è presentato sull'1-0 a tu per tu, sbagli quei gol, non è colpa di Palladini. Palladini va esonerato solo in un caso, che lo spogliatoio è un macello. Allora in quel caso lì lo spogliatoio vuol dire che o gioco contro l'allenatore, non mi sembra che ci siano tutte queste cose. Per cui, oltretutto, cambiare l'allenatore in un campionato dove
salvo sorprese, il primo posto al 99%, si sa chi lo prenderà, oltretutto sono dei soldi buttati. Io guarderei tutta l'organizzazione, dove posso limare, limo, ma l'allenatore, ripeto, a meno che Palladini non è in rotta con i giocatori. Però, io questo è come la penso. Ok, poi, perfetto. C'è un'altra componente però che metto sul tavolo della discussione e prendo a prestito questo SMS che abbiamo appena mandato, cioè di una tifoseria che preme per il cambiamento. Sono d'accordo. Allora, torniamo indietro di un anno. L'anno scorso, io la chiamo sempre per me la Provasto, vinse, fece un girone d'andata che addirittura si parlava di promozione. Ti ricordi? Sì. Vince in casa e fuori. A un certo punto si è bloccato tutto, non vincevano più. Io dico che i tifosi devono stare tranquilli, perché magari questa stessa squadra, con questo stesso allenatore, fra due o tre domeniche cominciano a sciorinare uno dietro l'altro dei risultati. Certo. E a quel punto che devi dire? Io questo è come la penso così in generale. Tu pensa, nel mio piccolo io ho avuto a Caldari un allenatore 6 anni. Sì, vabbè, sono esperienze, sono esperienze, sì, secondo me nel calcio uno, purtroppo, Caraldo, non è che uno è somaro, sembra avere più pazienza ed è un problema. Non c'è pazienza, oltretutto adesso alla luce di questo fatto c'ha 13 punti il Cesena, no? Ne ha 13 e il Matelica ce n'ha 15 e sono in allenatore. Oppure, ecco, è la stessa situazione a Avezzano. Che fai? Prendi un altro allenatore, spendi altri soldi, perdi altro tempo, il campionato non lo vinci. Invece bisogna guardare un attimino il bilancio, poi decidere. Però, ripeto, l'allenatore, secondo me, va esonato solo quando lo spogliatoio è un macello. Certo. In quel caso lì non ci sono remissioni. Marco, stavi rivedendo anche alcune occasioni, il gol per esempio del pareggio del Forlì è abbastanza emblematico per un difensore. Ti ho visto un po' una smorfia in volto, perché per un difensore prendere gol da palla inattiva con un giocatore che salta al centro dell'area di rigore dà fastidio parecchio. Dà fastidio, vabbè, ma è normale. Anche noi oggi, come abbiamo fatto anche due domeniche fa con la San Giustese, abbiamo preso gol su calcio piazzato. È normale che nei momenti negativi, al primo errore, le squadre avversarie ti puniscono. E quella palla di Stivaletta non entra. Bravo, così. Sì. Ti va tutto storto, però io da quello che ho visto adesso l'immagine, la stessa, la prestazione l'ha fatta. L'ha fatta, è normale che il punteggio sul campo è negativo, però ai ragazzi non c'è da dire nulla, perché si è visto che da quello che si vede le immagini, la prestazione, loro hanno fatto un'ottima prestazione, dai. Certo. A Vasto vogliamo Pino Di Meo, intanto. Il gol che ha preso oggi la Vastese col Forlì, sì, è lo stesso che ha preso a Matelica. A Matelica. Sì, a Matelica di lui ha presi 3 da palla effettiva. Appunto. E allora sì, l'allenatore ci prova, poi i giocatori devono essere concentrati, devono, capito? Ci devono mettere anche loro. Però io ho capito cosa diceva Marco, cioè tu sei concentrato, ti distrai un secondo e prendi gol quando le cose non vanno. Andrea, che sensazione hai avuto tu oggi che hai vissuto in diretta soprattutto il post gara da Vasto, con le dichiarazioni di Ottavio Palladini e non solo, che impressione hai avuto? Ma molto semplice, mi sembra una lettura molto agevole. Il problema che in parte poteva essere, può essere tecnico, qualche equivoco di troppo, ma ora è in realtà un problema mentale. La Vastese, come abbiamo già detto contro il Francavilla, lì in quel caso avanti di 2 gol, subisce il 2-1, blackout e arriva il 2-2. Qui c'è un condizionamento ora mentale, con la San Maurese in vantaggio alla fine, ma arriva comunque il pareggio, e anche oggi la stessa cosa, la Vastese passa in vantaggio, non riesce a chiuderla e a quel punto la Vastese sa che prima o poi il gol del pareggio arriva, gira male e c'è questa componente mentale che sta pregiudicando poi anche quella che è una buona prestazione come quella di oggi. Il nocciolo della questione è tutto lì, e quindi in seno alla società devono capire se andando avanti in questo modo prima o poi la squadra si sblocca, oppure se c'è bisogno di un intervento intanto sotto il profilo dell'allenatore per comunque cambiare l'inerzia e
sbloccare la squadra da un punto di vista mentale, perché il problema ora è tutto lì, prima ancora che tecnico. Poi dal punto di vista tecnico è chiaro che c'è qualcosa che non quadra, però il problema principale ora è tutto nella testa. Abbiamo visto, Andrea, anche quel summit, questo è intanto la curva d'Avalos che chiede le dimissioni di Palladini, l'allontanamento di Palladini, e non ha voluto la squadra sotto la curva, che anche dal punto di vista delle facce, dei gesti, che impressione ti ha lasciato questo? Che brutta, sicuramente c'è grande amarezza, c'è grande delusione. Se si sta pensando di esonerare Palladini, probabilmente la dirigenza pensa che non dipende tutto dall'allenatore, anche chi verrà dopo dovrà affrontare la problematica psicologica del gruppo, oltre che risolvere qualche anomalia tecnica. Quindi è tutto lì, è una patata bollente che il presidente Bolami e tutta la dirigenza hanno in mano, perché non è facile venirne fuori, perché può restare Palladini, la squadra si sblocca e prende poi confidenza col risultato e fa una striscia di vittorie, oppure potrebbe esserci bisogno di un cambio. Purtroppo la sfera di cristallo non ce l'ha nessuna, e quindi è evidente che per quanto riguarda la dirigenza è un grosso punto interrogativo, e non so se questo punto interrogativo è ancora più grande perché forse non si trova il profilo ideale per una sostituzione, non si trova anche un accordo con un eventuale sostituto di Palladini. Cioè, sono tante le componenti da valutare. Peraltro, nota a margine, siccome poi nel servizio il nostro Paolo Lenzetti ha detto circolava oggi in post gara il nome di Fabio Montani, per il momento non ci sono stati contatti tra la Vastese e Fabio Montani, ma avete sentito anche dal punto di vista della tempistica, questa sera ci sarà un summit, quindi anche ammesso che girasse il nome, obiettivamente era anche complicato che si cambiasse subito, perché appunto Palladini è e resta per il momento allenatore della Vastese. Comunque, prima ho detto brutto, perché dall'esterno in tutto ci vuole un po' di stile. Io vedevo il condannato a morte una parte. Ma guarda, secondo me il più combattivo sembrava proprio Palladini. Per me dovevano riunirci, per me il presidente doveva dire ci vediamo in ufficio o ci vediamo stasera. Una scena che non mi è piaciuta affatto. Questa è una mia, ma qui non, indipendentemente da Vasto, Agnone, per me potevano fare una cosa diversa. Non mi è piaciuta, da spettatore. Certo, vabbè. Diciamo che le abbiamo anche un po' rubate queste immagini, nel senso che D'altronde la gente vede questo, cioè, ci sono gli uffici, uno oppure convoca una riunione. Poi peraltro giustamente ci scrivo, giustamente in primis a noi, non a voi chiaramente, dicono a noi state parlando di cose che non conoscete per niente, via Palladini e Ruffini subito, evidentemente giustamente chi vive la realtà di Vasto intesa come mondo anche calcistico saprà certamente molte più cose di noi, che ovviamente siamo andati oggi all'Aragona per Vastese Forlì, ma poi durante il giorno ovviamente non siamo a Vasto e non possiamo conoscerlo, quindi per quello che abbiamo visto e per quello che vediamo diamo dei giudizi. Va bene, chiuso il capitolo Vastese, ovviamente se ci saranno novità ve le daremo prontamente. Altra nota stonata, ma stavolta con una sconfitta per la capolista Notaresco, che era capolista, rimane capolista, solo si fa raggiungere dal Matelica. 1-2 contro la Savignanese, il servizio è fermato per noi da Ania Cantagalli, vediamo. La marcia del Notaresco si ferma per mano della Savignanese. I romagnoli battono 2-1 tra le mura amiche e la formazione di Cudini, risultato che arriva al termine di un buon primo tempo giocato dai padroni di casa, che poi però calano i ritmi nella ripresa. Cudini conferma il consueto 4-3-3 con i soliti Liguori, Minelle e Moretti in attacco. La sorpresa positiva Blando, confermato in cabina di regia, e Candellori che scende in difesa per lasciare spazio a Marcelli sulla mezzala destra. La Savignanese, reduce dal KO contro l'Isernia, ha nel capitano Brigli, fratello del più noto Matteo, e nell'attaccante Longobardi gli uomini più esperti. Lo stesso Longobardi ha subito una buona occasione a inizio gara, ma l'attaccante non inquadra da ottima posizione lo specchio della porta. All'ottavo si grida il calcio di rigore a Savini, complice una segnalazione non molto chiara del direttore di gara, ma sull'intervento su Minella non ci sono gli estremi per l'arbitro, che lascia proseguire.
Un altro episodio da Moviola arriva al 16esimo, quando Moretti va in discesa sulla sinistra e mette in mezzo. Il primo assistente sugli sviluppi segnala una posizione di fuorigioco, probabilmente dello stesso Moretti, ed il gol di padrone di casa viene di conseguenza annullato. Il notaresco però può gioire prima della mezz'ora. Mozzoni va in sovrapposizione sulla sinistra e mette in mezzo un cross basso su cui si fionda Liguori per il quarto gol stagionale dell'attaccante. Un minuto più tardi lo stesso Liguori vede l'inserimento di Bontà, che non si aspetta però il liscio di Gregorio, non trovando poi l'impatto con il pallone. La Savignanese trova estrema difficoltà a rendersi pericolosa dalle parti di Monti, mentre la formazione di Cudini chiude avanti il primo tempo con un calcio di punizione del solito Liguori che Minella non riesce a girare verso la porta. Nella ripresa partita si incattivisce, anche con la complicità di un direttore di gara che perde di mano il match. Il notaresco commette l'errore di smettere di giocare ed in 6 minuti cambia incredibilmente la gara. La Savignanese alza mano a mano il baricentro e trova il gol del pareggio al 26esimo con Longobardi. Poco dopo la mezz'ora in ripartenza, Scarponi serve sulla sinistra Francesco Manuzzi, che trova l'incredibile gol del vantaggio al Savini. Cancelli, entrato al posto di Blando, testa i riflessi di Pazzini al 36esimo, ma il notaresco non riesce davvero a reagire all'1-2 degli avversari. Aggirandola di cambi non muta l'inerzia del match e per la formazione di Cudini arriva il primo stop stagionale. Nonostante la sconfitta però il notaresco rimane primo in classifica e in coabitazione con il Matelica. Mister, si paga forse un po' anche la gioventù l'aver pensato forse che fosse di nuovo tutto facile dopo quel bellissimo primo tempo, la gara che è cambiata in 6 minuti nella ripresa e poi una capacità di reagire che non c'è stata purtroppo. Sì, diciamo che oggi è stata una partita un po' non particolare, difficile, però sapevamo dell'importanza anche dell'avversario, senza nulla togliere alla Savignanese, quindi squadra ben organizzata, squadra che si chiude abbastanza bene, quindi nonostante questo il primo tempo avevamo fatto bene, oltre ad essere andato in vantaggio, un gol annullato, diverse occasioni, quindi il secondo tempo invece forse siamo calati un po' a livello di aggressività, abbiamo concesso qualche ripartenza e un paio di queste ci è costata cara, però questo non deve distogliere quello che è la nostra realtà, il nostro obiettivo e il nostro modo di fare, quindi i ragazzi sicuramente sono dispiaciuti come lo siamo tutti, ma questa è il verdetto del campo, quindi lavoreremo da martedì per poter migliorare e dovremo migliorare come lo dovevamo fare prima, quindi questo non cambia nulla. E qual è stata appunto la reazione a caldo di un gruppo che finora non aveva fortunatamente mai provato la sconfitta? Ma c'è grosso rammarico, devo dire, nei ragazzi, perché poi quando si perde non fa mai piacere, assolutamente. Noi, la voglia nostra è quella di domenica di raccogliere il massimo. Oggi non ci siamo riusciti, l'intento era quello. Eravamo andati in vantaggio e questo è un enorme peccato, perché eravamo riusciti ad andare davanti di un gol, però non siamo stati bravi a portarla a casa, anche grazie all'avversario. Quindi questo ho detto ai ragazzi, che è il campionato che ci aspetta. Tutte le squadre sono temibili, tutte le squadre hanno delle loro qualità e nonostante loro una neopromossa, vuol dire, oggi ci ha dato filo da torcere. Beh, noi le sconfitte le dobbiamo dimenticare presto, non ce le ricordiamo neanche più, perché sappiamo le difficoltà di questo girone qui, abbiamo preso dei punti importanti. Nonostante le vittorie abbiamo verificato la forza di questa squadra, quindi credo che la nostra vittoria abbia ancora più valore, visto che credo che il notaresco, se una volta che apre la partita, secondo me ha degli attaccanti che sono ancora più pericolosi. Il fatto di aver recuperato una partita che per loro si era messo sui binari giusti, credo abbia ancora più valore. Com'è questa Serie D per una neopromossa? Abbiamo sbagliato il girone, secondo me. Noi siamo romagnoli, i romagnoli hanno un calcio diverso. Direi che anche fisicamente, insomma, dal modo di pensare, qua l'aspetto fisico alla parte più importante, abbinata a quella tattica. In Romagna magari l'agonismo non è come qua, quindi ti devi adeguare velocemente. Se pensi di vincere solo giocando bene, soccombi. Quindi devi adeguarti all'avversario, alla parte caratteriale, fisica, che fa parte del calcio marchigiano. Non solo, sto riscontrando una grandissima qualità, voi forse lo sapete meglio di me, qua ci sono squadre di grandissimo valore, noi le riscontriamo domenica, abbiamo notizie, però mi sembra che ogni squadra abbia all'interno dei propri 11 giocatori importanti. D'altronde è fisiologica la cosa, 2 anni fa è sparita la C2, credo che ci siano tanti giocatori e ci sono 4-5 squadre che probabilmente hanno organico da C2.
Anche dichiarazioni interessanti dell'allenatore della Savignanese Oscar Farneti, tra poco ne parleremo, però io chiedo ad Antonio Mecomonaco che ha affrontato qualche settimana fa il notaresco ad Agnone. Intanto un saluto al Barfadini, visto che ci salutano, noi risalutiamo come sempre Forza Giulianova, comunque vada Lolli, Birra, Pingu, Riccardo che saranno in quattro, che ci stanno seguendo, speriamo siano anche più di quattro, comunque li salutiamo. Salutiamo tutto il Barfadini, il prossimo servizio dopo la pubblicità sarà proprio Giulianova Matelica, quindi state con noi. Chiedo ad Antonio Mecomonaco come adesso, dopo 5 vittorie su 5, come si ammortizza la prima sconfitta. Sì, mi dirai, non era neanche previsto di fare 5 vittorie su 5, però poi giustamente arriva il primo stop, un allenatore torna il martedì, cosa dice? Niente, l'allenatore torna il martedì e continua a fare quello che hanno fatto fino ad oggi, perché l'hanno fatto bene. Non mi sembra che la Savignanese, sotto l'aspetto del gioco, ha messo sotto il Notaresco. Il Notaresco che io ho incontrato nelle prime giornate è una squadra, secondo me, ben costruita, una squadra che ha un'identità ben precisa, quindi l'allenatore, secondo me, ha fatto, insieme al direttore sportivo, che io stimo tantissimo, che è De Angelis, un ottimo lavoro. C'è un mix di giovani molto bravi e qualche giocatore esperto di valore sia tecnico che a livello umano, e parlo soprattutto di Salvatori, parlo di Bontà, di Minella, parlo di Moretti, insomma parlo di giocatori che comunque questa categoria la fanno bene da tempo. Secondo me questa sconfitta non intaccherà assolutamente il morale di questa squadra, perché il loro percorso, loro sapevano qual era dall'inizio, e secondo me loro devono pensare a fare quello che hanno fatto fino ad oggi insieme al loro allenatore. Marco, visto che le incontrerete tra qualche giorno, la Savignanese, che impressione ti ha fatto? Squadra pericolosa. Mi ha fatto un'ottima impressione, poi visto che davanti hanno anche Longobardi, che è un attaccante di categoria. È uno che in Serie D ha sempre fatto tanti gol. È una squadra forte, una squadra organizzata. Poi sai che loro hanno un campo piccolino, diciamo che in casa hanno fatto bene. Certo. Aldo, sei d'accordo con le dichiarazioni di Farneti? Poi vedremo anche un episodio da Moviola. Ha detto: noi siamo una squadra romagnola, abbiamo sbagliato girone. Ovviamente l'ha detto col sorriso sulle labbra, perché se pensiamo di giocare un girone come quello F giocando solo a pallone, facciamo fatica, perché è un girone molto fisico, non si vince solo con il bel gioco in questo girone. Sì. Allora dovrei dire all'allenatore di andare in Puglia, del girone pugliese. Oppure qui c'abbiamo Marco, ha vinto un campionato a Nocera Inferiore, e lui, Campi del Sud, lì al di là della tecnica, ragazzi, bisogna essere anche... Io credo che forse questo girone, ma non lo dico perché abitino a Bruxelles, sia uno dei più difficili, perché si gioca anche da un punto di vista fisico, certo, però credo che sia un girone difficile, tant'è che mentre il Bari è dato per scontato la vittoria, al Cesena sì, molti convince, ma non a mani basse. Certo, e infatti... E quindi questo... adesso non mi venga a dire questo signore che in Romagna... Si gioca calcio spettacolo. Con i guanti di velluto. Evidentemente, che categoria faceva l'anno scorso? Faceva l'eccellenza. Ecco, quello è il livello. Ok, Marco, però adesso... però, prendendo ovviamente, scremando un po' il discorso, ha ragione Farneti, o forse no? No, secondo me no. È normale... È un campionato, come ha detto Aldo, secondo me è più difficile della Serie D, è il girone più difficile. Ci sono squadre molto organizzate, squadre molto forti, e è normale, ogni partita non c'è un risultato scontato. Certo. E come si diceva, il Cesena a inizio campionato si diceva che avesse vinto a mani basse, ma la vedo dura, poi è normale. Alla lunga, secondo me, la squadra accreditata la vittoria finale. Però io, per come la vedo, il calcio è uguale su tutte le categorie. Certo. Si gioca a calcio sempre. Vediamo un episodio da Moviola. Andrea, ti tiro in ballo, te lo faccio vedere, perché dalle immagini non si capisce granché, devo dire la verità. E quindi è una discesa sulla sinistra di Moretti,
che dribbla un avversario, andiamo avanti, mette al centro la prima volta, al centro dell'area di rigore c'è quello scontro tra il numero 6 del Notaresco e il numero 5 della Savignanese. Adesso ritrovo un attimo tra Dalmazzi e Succi. La palla ritorna a Moretti che rimette al centro e qui c'è il fischio, ma il fischio c'era già quando Moretti ha ricolpito il secondo, per la seconda volta il pallone. Fischiato il fuorigioco proprio a Moretti, poi l'azione prosegue e Minella mette il gol a porta vuota, gol che viene annullato. Torniamo indietro. Bisogna vedere se scatto. La tocca Dalmazzi o no. È tutto lì. Se la tocca Dalmazzi è fuorigioco. Esatto, se invece la tocca... Maurizio, dobbiamo andare un pochettino avanti, quando il cross viene fatto e la palla poi torna indietro. Qui, vediamo un po'. Qui è purtroppo... Purtroppo noi non. Anche perché c'è un giocatore del. C'è Liguori che impalla proprio il momento dell'impatto. La palla torna, come vedete, a Moretti. E in quel caso, se la tocca Dalmazzi, Moretti è in fuorigioco. Se la tocca invece Succi, rimette in gioco Moretti. Però chiaramente è tutto lì, come diceva giustamente Mister Meco Monaco. Sì, sì, ma non si capisce purtroppo. Noi ci abbiamo provato anche prima con editing, ovviamente con programmi di editing, ad allargare, a stringere per vedere se si riusciva a capire qualcosa, è veramente impossibile. Intanto sull'asse Vasto Giulianova, come vedete, fan dell'uno e dell'altro che si salutano, comunque vabbè, una sconfitta che, come detto, non intacca quanto di buono fatto fino ad oggi dal Notaresco, che è anche oggi grande cornice di pubblico, al Savini. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, a rientro Giulianova Materica. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone. Come promesso prima della pubblicità, andiamo al Fadini di Giulianova, perché, e ne approfitto per salutare tutti quelli che ci stanno scrivendo, anche Luca, che è un appassionato di questa trasmissione, ci ha scritto oggi: direzione di gara di Zanotti assolutamente da rivedere. Allora, visto che siamo curiosi di vedere se ci sono episodi rilevanti, andiamo proprio al Fadini di Giulianova a vedere la vittoria del Materica 1-2 proprio sui giallorossi di Nico Stallone, vediamo. Nel sottile filo del equilibrio che accompagna per buona parte della contesa Real Giulianova e Materica, a fare la differenza sono i dettagli e le prodezze personali, come quella che confeziona Pignat, centrocampista del Materica, che ad una manciata di minuti dalla fine spedisce alle spalle di Sciba una conclusione d'applausi che vale i 3 punti e primo posto in classifica. Alfadini va in scena una gara godibile sul piano del ritmo, fisica a tratti e in parte condizionata da alcune decisioni arbitrali che fanno storcere il muso e non poco nel clan giallorosso. E la sconfitta degli uomini di Stallone, secondo stop di fila, penalizza oltramisura la prova offerta dal Giulianova, punito nel momento nel quale aveva alzato il baricentro alla ricerca forse della vittoria di prestigio. Il Real Giulianova si presenta in campo con lo schieramento consueto 3-5-2, con il nuovo Mangiacasale che parte dalla panchina e sarà utilizzato nel finale. Il Materica invece è orfano di Margarita. Nella prima frazione sul piano della manovra il Materica, formazione di assoluto valore, si fa preferire, ma il Giulianova è molto bravo a non concedere spazi. Al decimo la palla buona però capita a Di Paolo, che da distanza ridotta non impatta la sfera. 2 minuti più tardi, sul versante opposto, la staffilata di Melandri sibila vicino all'incrocio. Sul finire di tempo i marchigiani tornano a spingere in maniera pericolosa. Al 38esimo, sull'angolo di Losicco, Pignat di testa spedisce sul fondo. Mentre al 42esimo, sul sinistro dalla distanza di Riccio, Sciba è reattivo. Al rientro in campo Stallone progressivamente cambia pelle alla sua squadra. Dopo l'innesto di Palladini in luogo di Balducci acciaccato, il trainer giallorosso toglie una punta di Paolo e inserisce un centrocampista offensivo, Torelli. Passano 3 minuti, il nuovo entrato fa esplodere il Fadini scaricando alle spalle di Avella un bel cross di Fazzini. Il Giulianova però, nell'unica vera disattenzione difensiva della sfida, subisce il gol del pari dopo meno di 2 minuti. La spizzata di Dorato viene monetizzata al meglio da Pignat, che firma l'1-1. La sfida resta molto equilibrata, con il Giulianova che inizia progressivamente a prendere campo, mentre gli ospiti non sono lineari in fase di possesso come nella prima frazione.
Al 39esimo però la neocapolista opera il sorpasso. Fioretti difende la palla, forse ostacola in maniera fallosa un avversario e scarica per Pignat che non ci pensa su e scarica un destro che muore sotto l'incrocio dei pali. Il Giulianova ferito reagisce in maniera rabbiosa e in pieno recupero al 50esimo Mangiacasale si libera e disegna un destro che muore di poco alto sulla traversa. Il Giulianova cade per la prima volta in stagione al Fadini, tra gli applausi del pubblico di casa. Il Matelica invece incassa i tre punti che valgono l'aggancio alla vetta della classifica. Stallone, il calcio è fatto di dettagli, paradossalmente è arrivata la sconfitta nel momento nel quale Giulianova dava la sensazione di prodursi nello sforzo maggiore per vincerla questa partita. Sì, secondo me era stato un primo tempo abbastanza equilibrato, nel secondo tempo il cambio di Torelli ci aveva dato qualcosa in più, abbiamo trovato secondo me degli spazi più interessanti, lo stesso Torelli aveva avuto un'altra palla e come dici tu, secondo me in quel momento stavamo bene, avevamo la voglia di vincerla contro, ripeto, una grande squadra. Perché il Matelica, non lo scopro io, rimane una grande squadra, però Giulianova oggi non meritava questa sconfitta. Il brutto è che due settimane che diciamo la stessa cosa e il calcio è fatto purtroppo di dettagli, di episodi. Oggi l'episodio c'è stato contrario, loro hanno fatto un gol, un tiro balistico che capita una volta ogni morte di Papa, purtroppo è capitato a noi. E il mio grande dispiacere è il primo gol che abbiamo preso, perché una squadra organizzata come la nostra, dopo mezzo minuto che avevamo fatto gol, abbiamo ripreso. Lì secondo me è stata la chiave della partita, perché se non prendiamo gol lì probabilmente loro fanno fatica a farcelo, perché come avete visto bene o male riuscivamo a chiudere tutti gli spazi. Io ho visto le partite passate al Matelica, nelle partite precedenti ha creato una mole infinita di gol, di palle gol. Oggi permettetemi, credo che forse le abbiamo chiuse tutte, però stranamente oggi abbiamo preso due gol, il calcio è strano. Peccato perché i ragazzi hanno dato tutto e credo si vedesse proprio la voglia di voler vincere la partita. Ci abbiamo provato fino alla fine davanti a questo pubblico meraviglioso, volevamo regalargliela, ci hanno incitato, ci hanno dato coraggio per farcela, ma non ci abbiamo fatto. Tiozzo, meglio il Matelica nel primo tempo, nella ripresa poi subito il gol avete reagito trovando probabilmente il pari immediatamente, quella è stata probabilmente una svolta di questa partita. È chiaro, se non trovi il pari immediatamente il calcio... abbiamo fatto un buon primo tempo dove comunque nelle loro giocate e nel loro modo di giocare che non è facile, non è facile, però diciamo che non abbiamo subito le situazioni ma non grandi tiri in porta. Noi abbiamo provato a giocare, alcune volte poi nel finire del primo tempo ci è mancata un po' la pazienza, anche se qualche volta siamo riusciti a entrare a puntare i centrali difensivi con dei corti lunghi o comunque con dei tagli di Angelilli. Siamo arrivati, avevamo detto di giocare un po' con i terzini dentro il campo, con Riccio siamo arrivati al tiro e al cross con Arapi, poi qualche calcio d'angolo dove sono cavata bene, diciamo, e poi fatto un po' superiore, mancata la nostra pazienza, il campo chiaramente anche noi non è una scusa, ma siamo abituati a giocare in un sintetico, magari non siamo abituati a giocare fuori casa, siamo stati un po' più sporchi e il secondo tempo sono passati in vantaggio sull'inserimento, ha buttato dentro il trequartista di Torelli, bravissimo negli inserimenti, da mezz'area da sottopunto e lui da sottopunto ha fatto gol. E per fortuna abbiamo cercato il pareggio, poi probabilmente la partita le partite vanno di episodi e Pignat è stato bravissimo a trovarsi gli episodi giusti e ha fatto un Eurogol, però bisogna trovarsi lì, abbiamo calciato, ma abbiamo ottenuto una buona pressione con Fioretti che è entrato, ha fatto benissimo. Ok, rientriamo, anche perché insomma l'intervista di Tiozzo era lunga e articolata. Vedendo le immagini abbiamo visto quello su cui, ripeto, io non ero al Fadini, su cui protesta, evidentemente su cui alcuni magari possono aver protestato, ovvero il gol bellissimo di Pignat, ci mancherebbe, però forse viziato da questo intervento che c'è poco prima di un giocatore proprio del Matelica su un difensore del Giulianova. Allora, il primo è De Fabritis, il contatto è, il fallo lo dovrebbe aver fatto Fioretti, che ha la maglia numero 20. Allora, prima tira la maglia di De Fabritis, torniamo un po' indietro Maurizio, torniamo un po' indietro perché il fallo secondo me è proprio multiplo. Allora, prima... Ok, andiamo avanti.
prima c'è la strattonata a De Fabritis. Se vedete la maglia di De Fabritis che si allunga. Anche De certo, Fabritis si allunga, prende... si allunga anche quella di Fioretti. Anche De Fabritis prende Fioretti. Esatto. E qui ci può stare che magari l'arbitro possa voler far giocare. Poi rientra, arriva Torelli che gli ruba il tempo e forse qui c'è il contatto, credo, tra Falloso, tra secondo me no. E Torelli. Secondo te, Andrea, no? No. Secondo me perché? Si butta. Si butta? Non c'è contatto. A me sembra che non ci sia un contatto Falloso. No. Probabilmente Fioretti prova a mettere le braccia davanti per ostacolare la corsa di Torelli, ma è un contatto veniale. Torelli in realtà fa per cadere come se fosse stato sgambettato e poi chiaramente non esce su Pignat che tira e trova un gran gol. Però certo. Torelli secondo me qui esagera un po' troppo nel lasciarsi andare. Ok, siete d'accordo Aldo, mister? Praticamente stiamo discutendo su niente, perché lì ha fatto un capolavoro quello che ha tirato. Sì, vabbè, se non avesse chiaro. Segnato, sì. Ma sono falli di gioco normali. E l'unica cosa che devo dire è che il Giulianova è stato sfortunato, che è appena andato in vantaggio il Materica ha pareggiato. E il calcio è questo. E a proposito, prima hanno fatto un messaggio da Giulianova, sì. Torneremo in C, dovete tornare in C, perché sì. Giulianova è una piazza che manca al calcio importante. Assolutamente. Quindi effettivamente. No, tra l'altro, scusami, sì. Jacopo, sono d'accordo con quello che ha detto Stallone, mi ha tolto le parole di bocca perché pensavo la stessa cosa. Abbiamo sempre elogiato giustamente Giulianova per la sua organizzazione difensiva, la sua solidità. Una difesa come quella di Giulianova non può prendere dopo pochi secondi dal gol del vantaggio il gol del pareggio in quel modo. Il Materica sì. Praticamente è entrato in porta su una punizione calciata dalla tre quarti di campo, e da una difesa così esperta e munita di saltatori come quella di Giulianova non doveva succedere. È chiaro che quella è stata la chiave della partita, perché se il Giulianova avesse retto per altri minuti probabilmente, ecco, non perdeva ma magari riusciva a portare a casa l'intera posta. E invece quel gol dell'1-1 preso in quel modo ha inciso. Tra poco lo rivediamo. Questo intanto è il grandissimo gol di Pignat, autore di una doppietta. Al mister Meco Monaco, che il Giulianova l'ha affrontato all'esordio in campionato, abbiamo sempre detto grandissima organizzazione di gioco, grandissima difesa, anche ha stupito anche te il gol dell'1-1 preso magari in quel modo. Sì, sì, è una squadra ostica da incontrare, è una squadra che non ti fa giocare bene, lavora molto sulle palle sporche, sul gioco aereo sono molto forti perché hanno una fisicità importante. Hanno un gioco secondo me ben definito. È normale che poi dal momento in cui trovi una squadra che tira fuori quegli eurogol c'è poco da fare. Ecco, magari la chiave è proprio l'aver subito il gol del pareggio subito e poi insomma c'è stato questo gol che secondo me ha determinato il risultato. Ripeto, una squadra Giuliano è una squadra tosta, una squadra esperta, una squadra che non ti fa giocare bene. Questo è il mio pensiero su questa squadra. Peraltro, ottavi di finale di Coppa Italia, raggiunti in settimana vincendo contro il Cassino, Torelli grande acquisto, mister, ed è arrivato anche Fabio Mangiacasale. Beh, insomma, parliamo di due giocatori, soprattutto Mangiacasale, un giocatore che ha fatto la categoria superiore. Un giocatore che ha tecnica, velocità, qualità, insomma secondo me al Giulianova serviva un giocatore di queste qualità, perché davanti non potevano pensare di fare un campionato a 20 squadre solo con Di Paolo e Tozzi Borsoni. Certo. Quindi avevano bisogno sicuramente di un altro attaccante che sicuramente si alternerà con i vari compagni di reparto. Torelli è un giocatore che conosciamo benissimo, un giocatore anche lui che negli ultimi anni ha fatto la categoria superiore, anche se non ha giocato tantissimo, ma è un giocatore che può dare tanto, anche se il Giulianova ha una fisionomia soprattutto con i fuori quota ben definita, e quindi rimane difficile poi poter vedere tutti questi giocatori insieme in campo, perché loro i fuori quota li mettono
in mezzo al campo, e quindi voglio dire, far giocare Torelli, Mangiacasale e quant'altro rimarrà molto difficile. Quindi sarà sempre una squadra, secondo me, forte, difficile da incontrare, ma non potrà mai, per come è nata, non potrà mai essere una squadra che potrà mettere in campo tutti quei giocatori tutti insieme. Certo. Oh, Marco, ti ho tenuto un po' da parte, lo sai perché? Perché adesso ci andiamo a vedere il Pineto. Sconfitto oggi dal Sant'Arcangelo 1-2 al Mariani Pavone, il servizio firmato per noi da Roberta Di Sante. Vediamo. Prima sconfitta casalinga per il Pineto, che è passato subito in vantaggio con Mancini, si fa rimontare e sorpassare da un buon Sant'Arcangelo. Assenze pesanti per Amaulo, che deve rinunciare a Pomante e Amadio, infortunatisi in settimana, che si aggiungono alle defezioni di Sieno e Tomassini. Il tecnico marchigiano conserva il 4-3-3, ma la difesa è inedita, con Pepe che fa coppia centrale con Mazzei e Della Quercia e Pietrantonio sugli esterni. A centrocampo c'è Camplone con Fortunato e Marianeschi, il tridente Mancini, Pedalino, Di Rocco. Sesto modulo per il giovane Galloppa, che si affida al faro, ex Pescara e Cesena, Cascione a centrocampo, mentre in avanti il tridente è composto da Peroni, Falomi e Cinque. L'approccio dei biancazzurri questa volta è dei migliori, e dopo neppure due giri di lancette il Pineto passa in vantaggio. Mazzei serve Pedalino sulla sinistra, l'appoggio per Mancini e la deviazione vincente del numero 10. Maini si immola ma non riesce ad evitare l'istantaneo 1-0. Insiste ancora il Pineto al nono, Di Rocco prova l'inserimento, la sfera giunge a Fortunato, il sinistro e la parata a terra di Battistini. Ma l'occasione più ghiotta dei primi minuti per i biancazzurri è quella che matura al 24esimo. Buono lo spunto di Marianeschi, che da fuori fa partire una sorta di tiro cross sul quale Pedalino in tuffo non ci arriva di un soffio, con la sfera che sfila di poco al lato. Alla mezz'ora invece Pepe di testa a impegnare Battistini sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Dopo una buona mezz'ora di gioco rivediamo il solito Pineto che si abbassa troppo e lascia l'iniziativa agli avversari. Al 31esimo brividi per la formazione di casa, quando Cascione fa partire un lungo lancio dalle retrovie per 5, l'incertezza di Fargione in uscita con il numero 11 che tutto solo spedisce incredibilmente oltre la traversa. Prende campo il Sant'Arcangelo nel tentativo di riequilibrare le sorti del match. Al 41esimo Falomi recupera palla sulla tre quarti, la sfera giunge a Galeotti che però non riesce a coordinarsi e, ostacolato da Pepe, spedisce fuori. L'ultimo sussulto del primo tempo al 46esimo, sempre sull'asse Cascione 5, questa volta di testa, la sfera termina fuori di un soffio. Troppe le disattenzioni e le incertezze, come quella che potrebbe costare cara a 18 secondi dall'inizio della ripresa, quando Cascione dal dischetto del centrocampo vede Fargione fuori dai pali e prova a sorprenderlo. L'estremo difensore biancazzurro riesce a tornare sui suoi passi, ad alzare la sfera che carambola sulla traversa, poi la difesa rimedia come può. Episodio da rivedere al 12esimo, quando sulla punizione pericolosa di Cascione i giocatori del Sant'Arcangelo protestano per un presunto fallo di mano. Il direttore di gara Luca Capriuolo della sezione di Bari lascia proseguire. Ma ora è il Sant'Arcangelo a fare la partita. Al 19esimo Corvino fa partire il traversone per l'inserimento di Cascione, il colpo di testa in tuffo e la sfera che termina fuori. È il preludio al gol del pareggio, che arriva al 26esimo quando i romagnoli ripartono in contropiede mettendo fuori gioco il centrocampo locale. Camplone interviene in maniera scomposta su Guidi, appena entrato a rilevare Broli, e Capriuolo assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Falomi spiazza Fargione e fa 1-1. Il Pineto potrebbe replicare subito al 27esimo con Esposito, ma il centrocampista calcia fuori bersaglio. Al 32esimo ottimo spunto di Farias, che però non si intende con Pedalino e l'azione sfuma. Sul capovolgimento di fronte il Sant'Arcangelo ribalta il risultato. Punizione telecomandata di Cascione per la testa di Maini, che è lasciato libero di saltare la piazza all'angolino opposto per il definitivo sorpasso. Nel finale il Pineto prova la reazione disperata. Al 39esimo la punizione di Villanova lascia tutti col fiato sospeso, dando l'illusione del gol, e qualche applauso strozzato parte in tribuna. Incredibile quello che accade poi al 41esimo. Angolo di Villanova, colpo di tacco sotto misura di Esposito e salvataggio sulla linea di Guidi, che dopo essersi procurato il calcio di rigore suggella la giornata di grazia, negando il pareggio ai biancazzurri. Segno che quella di oggi non era giornata. Dopo 4 minuti di recupero festeggia il Sant'Arcangelo la seconda vittoria consecutiva, terza sconfitta in 6 partite invece per un Pineto che paga a caro prezzo le disattenzioni, reo di aver lasciato troppo l'iniziativa agli avversari, svegliandosi solo quando ormai era troppo tardi.
Mister Amaulo, si era partiti bene oggi, però poi che cosa è successo nel secondo tempo? Ma è successo che abbiamo interpretato bene la partita nella prima frazione e secondo il mio punto di vista dovevamo chiuderla sul 2-0 almeno nell'intervallo, perché poi mi aspettavo una reazione da parte del Sant'Arcangelo, una squadra che palleggia, organizzata, che ha ottime individualità e la classifica ne dimostra. Sappiamo la pericolosità sui calci piazzati, infatti i numeri dicevano che su 8 gol 6 ne hanno fatti sui calci piazzati, oggi ne hanno fatti 8 su 10. Noi avevamo lavorato su questa situazione e dovevamo stare più attenti. Poi la squadra ha reagito e nell'ultimo quarto d'ora sicuramente abbiamo avuto 3-4 opportunità importanti dove la fortuna in questo momento non gira dalla nostra parte. Bene, però la prestazione c'è stata, quindi i ragazzi hanno dato tutto, chi è entrato dall'inizio, chi è entrato in corsa, quindi non posso rimproverare niente ai ragazzi. Questa è la prima sconfitta in casa, la terza in 6 partite, che cosa ancora non funziona, mister? Beh, sicuramente sono numeri non positivi in questo momento, perché sicuramente 6 su 6 vittorie, 6 partite, 3 sconfitte, però quello che ci manca è non avere preso dei punti dove abbiamo fatto prestazioni importanti. Oggi abbiamo fatto un'altra prestazione buona, secondo me, l'abbiamo fatta a Forlì, l'abbiamo fatta con la San Giustese e ci manca qualche punto, perché le prestazioni della squadra l'ha fatta. Dal mio punto di vista dico soltanto che dobbiamo continuare a lavorare e trovare quel risultato che sblocca anche mentalmente la squadra per ripartire da una situazione negativa. È successo pesantissimo e rimonta di nuovo, che ci è già capitato per la terza volta. È una squadra tosta, insomma. Sì, o forse aspettiamo sempre lo schiaffo che tira fuori il meglio, non lo so quale sia la lettura, però oggi veramente devo dire bravi ragazzi, complimenti, partita giocata alla grande a calcio come ho chiesto, dominata, quindi sono contento. Veramente forse la migliore prestazione che abbia fatto sicuramente fuori casa, a Isernia abbiamo preso gol all'ultimo secondo e anche lì se non avremmo vinto, quindi squadra, io devo solo dire bravi a questi ragazzi. È una squadra che gioca bene, palleggia bene, tra l'altro anche molto pericolosa sui calci piazzati, e quanto c'è di mister Galloppo in questa squadra? C'è tanto dei ragazzi, nell'applicazione sicuramente, nel giocare a calcio è quello che da quando sono arrivato io cerco di imporli, perché la mia squadra deve giocare a calcio, preferisco uno che sbaglia che uno che non provi, è sempre quello che gli dico ai ragazzi e sono contento che lo stiano facendo. Interviste agli allenatori, l'ultimo che avete visto, insomma, ex giocatore, lo ricorderete, Daniele Galloppa. Marco, allora, abbiamo rivisto un po' la partita in una... nell'analisi della nostra Roberta ha detto poi ad un certo punto il Pineto si abbassa sempre troppo, è un po' una costante, ti ritrovi nell'analisi fatta da Roberta? No, ci sta perché il secondo tempo secondo me ci siamo abbassati troppo anche a causa anche del Sant'Arcangelo, perché è un'ottima squadra, sì. Giocava bene, giocatori importanti. È normale in questo momento, anche mentalmente non siamo al top, un po' di paura si vede, non ci dobbiamo nascondere, ce l'abbiamo. E avevamo paura di prendere gol e secondo me così è peggio. Però il calcio è questo, come ha detto il mister, oggi abbiamo fatto una buona prestazione, non bellissima, perché abbiamo fatto molto molto di meglio, però è un momento che ci va tutto storto e alla prima disattenzione prendiamo gol e noi per fare gol sinceramente facciamo molta fatica. Marco, a proposito di momento non positivo e di gol che arrivano, intanto questo è il gol di Mancini, di gol che non arrivano, mi ricordo qualche settimana fa ci incontrammo dopo Forlì Pineto, eri particolarmente arrabbiato perché in quella circostanza ero testimone, sono venuto io al Morgagni a fare la partita, in quella circostanza il Pineto giocò una partita praticamente perfetta, costruendo anche tanto, 0-0. No, quelle sono. È normale che quando fai bene devi portare a casa la vittoria, perché poi c'è il rammarico, perché poi vedi. Il calcio poi è questo: vinci con Matelica, pareggi con Forlì una partita che dovevi vincere, hai dominato per tutta la partita, poi giochi in casa con la San Giustese, fai una buona prestazione ma non vinci, poi perdi a Recanati e poi mentalmente è normale che
ti sale quella paura che nel calcio ti fa giocare brutte partite e ti fa fare degli errori che, come abbiamo visto oggi, risultano determinanti per il risultato. Aldo, Pineto, te l'aspettavi? Io ti ho detto all'inizio che per me è la grossa delusione, perché ero convintissimo che partissero bene. Perché io faccio questo discorso e sono sicuro, l'anno scorso anche fece un brutto inizio e poi si è ripresa la grande. Sai perché mi ha deluso? Perché Pineto c'ha uno dei migliori presidenti in circolazione, anche a livello 16, sono pochi come Silvio Brocco, ed è una società strutturata bene e a Mauro è un ottimo tecnico e anche il parco giocatori è buono. Evidentemente uno parte, no, con certi intendimenti, poi io sono convinto che il Pineto si riprenderà. Certo, se questi punti poi si potrebbero rimpiangere un domani, perché veramente, ecco, io oggi mi sarei aspettato un Pineto a ridosso 12-13 punti, ecco perché dico questo, ma verrà fuori certamente, perché a parte conosco Marco, quando una società ha un presidente come Silvio Brocco che si è circondato tutta gente valida, sicuramente i risultati non potranno mancare. Certamente, mister, certo c'è anche da dire che oggi affrontava una squadra come il Sant'Arcangelo, che ha un grandissimo organico, non fosse altro che avrebbe a centrocampo Emanuele Cascione, davanti questo signore qui, che insomma Falomi qualche gol in carriera lo ha fatto. È una squadra che forse non è di nome, forse per questo la un po' sottovalutiamo? No. È una squadra, pure gli altri giocatori si conoscono poco, ma sono giocatori molto, molto bravi. È normale che queste partite, gli episodi fanno la differenza. Si è preso un gol dove sono stati molto bravi loro, con un bel colpo di testa, però lì insomma questo schema ormai lo fanno in tanti, tutti lo sappiamo, però poi lì si è fatto un errore grosso. Oggi mi sembra che il Pineto insomma meritasse anche qualcosina in più, vedi questa immagine, insomma. Sì, colpo di tacco di esposto. Niente, guarda, il calcio è inutile, il calcio è fatto di episodi, è normale se tu agli episodi positivi riesci a dare continuità, dai continuità di punti e di risultati, però qui bisogna pensare secondo me un po' in un altro modo. Se si pensa che si possa ripetere, perché l'anno scorso il Pineto, nonostante ha avuto qualche problema iniziale, dopo piano piano è venuta fuori, e quindi quest'anno è un campionato secondo me dove ci sono tante squadre attrezzate, e secondo me è difficile recuperare punti lì in alto, fermo restando che secondo me il buon campionato sicuramente il Pineto lo farà. Ma questo è un campionato che tutte le squadre abruzzesi devono capire, diverso da quello dell'anno scorso, perché l'anno scorso secondo me tolto Vispesaro e Matelica, che erano due squadre secondo me superiori alla media, forse anche il Francavilla come è stata costruita, però poi partita in ritardo, quindi i problemi che ci sono stati. Io penso che l'anno scorso il livello del campionato dell'anno scorso era molto, uno dei più bassi degli ultimi campionati di D. Quest'anno per me, io sono 5 anni che faccio questo campionato, un campionato così di livello, formato da squadre così importanti, anche squadre blasonate, perché parliamo di Vasto, Avezzano, Sant'Arcangelo, Cesena, cioè parliamo sì. Di squadre, ma come blasone io parlo, parliamo di squadre che hanno fatto la B, che hanno fatto la A, squadre che hanno fatto quasi sempre la C, quindi sarà un campionato durissimo, e non vorrei che a dicembre quelle squadre che sono partite per fare un campionato di vertice, vedendo magari che le cose non si possono più raggiungere, ho capito cosa intendi, poi ecco. Sbaraccano, ecco, la mettiamo un può po' accadere. Non parlo del Pineto, perché io sono d'accordo, sono d'accordo con Aldo, che secondo me è una società organizzatissima, è un presidente
che in questo mondo veramente ce ne sono pochi. Certo. Persone serie. Marco, hai visto il messaggio? Sì, vabbè, ma ci sta la Se Brocco fa comandare. No, ma vabbè, ma è anche giusto che ci siano dei settori di competenza dove ognuno è giusto che comandi, per esempio, come Marco comanda la difesa. Ed è giusto così. Caro Marco, ti chiedo come stai, perché è subito un infortunio in settimana. Devo fare l'ecografia martedì mattina. Speriamo non sia niente di grave. Ti chiedo rapidissimamente, perché dobbiamo correre, due innesti in corso d'opera per il Pineto, Stefano Amadio e che innesto, adesso anche Manfredo Pietrantonio. Sì, due ottimi giocatori. Stefano parla il suo curriculum, un giocatore che in Serie D fa la differenza. E Manfredo, sinceramente, io non lo conoscevo, mi ha fatto una grossa impressione, soprattutto come ragazzo. Assolutamente sì, ci dobbiamo fermare per la pubblicità l'ultima volta, poi a rientro Cesena Francavilla e Agnonese Avezzano, non cambiate canale, il rush finale tra poco. Torniamo, ultima parte dell'Abruzzo del pallone, ci spostiamo, caro Andrea, finalmente rivediamo l'Orogel Stadium di Cesena per vedere... La vittoria, sei un po' oggi grandissimo pubblico, hai mandato una foto. Io non ho visto tutto il servizio, ma ho intravisto, devo dire che... Questa era la curva... Questa sì, è la foto di oggi. Pomeriggio. Bella atmosfera oggi al Manuzzi, per il Cesena chiaramente. E certo. Vediamo il servizio, 2-0 dei bianconeri sul Francavilla, vediamo. 8.354 persone hanno scelto di ricominciare, 8.354 persone da 5 mesi aspettavano questo momento, 8.354 persone sono tornate finalmente a casa, una buona domenica da Cesena, Orogel Stadium, Dino Manuzzi, tutto pronto, si comincia, è cominciata Cesena Francavilla con il Cesena subito al possesso di palla, al giro palla, intanto attenzione subito Banegas, se ne va lui Banegas, grande idea dell'argentino, il tiro cross e la parata di Agliardi, ma grande inizio del Francavilla, Tortori cerca il cross, secondo palo Ricciardo di testa, poi Alessandro anticipato da Nazzari, poi defensa al limite sinistro, spacca, se ne va Valeri sul settore di sinistra dentro Campagna, la palla all'indietro, Ricciardo con il sinistro, palla fuori, ancora squillo Cesena, qui non è fuori gioco perché si è addormentato Nazzari, allora Alessandro cerca la trivela, Ricciardo di testa, palla alta ma c'è fallo dice l'arbitro, calcio di punizione per il Francavilla. È pronto l'arbitro a fischiare, Alessandro va con il destro, Tortori, tocca spacca e calcio d'angolo, altra palla gol, calcio d'angolo, cambia di fatto poco nella sostanza, il colpo di testa, poi Ricciardo con il sinistro, Ricciardo affossato Ricciardo, poi qui rischia il Francavilla, affossato Ricciardo, la voglio rivedere, 36esimo minuto, la voglio rivedere rosso per Biondini, qui cambia tutto, Alessandro. De Feudis, manovra avvolgente, Campagna cerca il sinistro, tiro centrale, spacca, nessun problema per lui, 39 sul cronometro, fischia 1 e 2 il direttore di gara, termina qui il primo tempo, 0-0 il parziale all'Orogel Stadium, Dino Manuzzi dopo 47 minuti di gioco, Cesena che però dal 38esimo è con l'uomo in meno per l'espulsione discussa di Davide Biondini. È pronto, si ricomincia, il secondo tempo è cominciato ora con Cruz, quasi al limite, Cruz si gira il destro, brivido, gran destro di Cruz e grande palla gol per il Francavilla. Alessandro ancora dalla bandierina, il cross dentro l'area di rigore, il tocco Ricciardo, pallone sulla linea deviato da Spacca, brividissimo qui per il Francavilla. Valeri se ne va, mette il turbo, gran numero di Valeri, dentro l'area, Valeri secondo palo, Ricciardo, colpo di testa però all'indietro, ma ancora grandissimo Valeri sul settore di sinistra, Noce prova a caricare la gente di Cesena, a soffiare, Alessandro, il cross, colpo di testa, traversa clamorosa di Tortori, Cesena sfortunatissimo negli episodi, Alessandro, se ne va lui, Alessandro mette il turbo, Alessandro irresistibile, Alessandro dentro l'area, Alessandro, mi alzo in piedi, ha segnato Danilo Alessandro, è un gol magnifico, 1-0 Cesena, 15 sul cronometro, la sblocca Alessandro, esplode il Manuzzi, San Severino gli può leggere solo la targa, palla tra le gambe di Spataro, 1-0 Cesena, questo è un gol magnifico, attenzione Banegas quasi al limite, Palumbo con il destro, Agliardi si allunga, pallone il suo, ma squillo Francavilla, fischia l'arbitro,
la palla dentro l'area di rigore, colpo di testa di Valeri, non è il più alto ma il più bravo. Sanseverino cerca il destro, Sanseverino, Agliardi, vola Agliardi, gran parata di Agliardi, calcio d'angolo ancora da casa sua Sanseverino. A De Feudis, posizione regolare per Valeri, non si alza la bandierina, se ne va Valeri, dentro l'area, Valeri, 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 giù, Valeri, calcio di rigore per il Cesena, e giallo per Molenda, e rosso per il pelatino di qui sopra, giallo e rosso per proteste. Caldera, Alessandro contro Spataro, ecco il fischio del direttore di gara, va Alessandro con il destro, Alessandro! Gonfia la rete, ancora Danilo Alessandro, Cesena 2, Francavilla 0, contropiede Cesena, Capellini 3 contro 2, 4 contro 2, da questa parte Capellini per Alessandro, di prima, grande idea, Campagna, Campagna, esce Spataro, la porta è vuota, Capellini, poi Tola, Tola, il salvataggio di Nazzari, Tola, il cross, 1, 2 e 3, Cesena 2, Francavilla 0, 3 punti fondamentali, meritati, con il cuore, con il sudore, con il carattere per il Cesena di Beppe Angelini, è un trionfo, il ritorno è la prima all'Orgel Stadium, Dino Manuzzi. Penso che nel momento in cui poi Cesena è rimasto in 10 abbiamo sofferto di più. Penso che in 11 contro 11 la partita la stiamo controllando bene, loro è normale che in qualche situazione ci hanno messo in difficoltà, però è anche vero che qualche grattacapo l'abbiamo creato anche noi a loro. E poi nel secondo tempo comunque ho detto alla squadra di avere pazienza, perché comunque c'è la superiorità numerica. Su palla nostra, perché c'è stata una palla persa in uscita e abbiamo preso il gol, e quella è la, diciamo, la cosa che mi ha dato più fastidio. Diciamo che per tutto il primo tempo avete gareggiato ad armi pari con il Cesena, soprattutto molto bravi a chiudervi e a ripartire con i due esterni d'attacco, sia Banegas che Paravati, che hanno creato molti problemi alla retroguardia cesenante. Sì, ci siamo comportati bene nel primo tempo, non abbiamo sbagliato nulla, abbiamo rischiato poco, eravamo molto corti e ripartivamo bene. Sapevamo di affrontare una squadra forte, però diciamo che la mia squadra nel primo tempo ha giocato con personalità. Nel secondo tempo dovevo fare meglio, perché e poi il calcio è così, succede che prendi gol e perdi la partita. Sull'espulsione di Biondini hai parlato un po' con il tuo giocatore, che di essere fatto? Ma io ho visto le immagini, cioè ho visto durante la partita, ho visto che Biondini ha dato, c'è stato uno scontro, ci poteva stare come non ci poteva stare. Io sinceramente quando mi sono girato ho visto il mio calciatore a terra, e poi vedremo le immagini, quello che ci poteva stare per la seconda me l'espulsione. Queste le parole di Paolo Rachini. Noi oggi durante diretta stadio, quando è stato espulso Biondini, abbiamo detto chissà, però caro mister, abbiamo scorso anche la distinta del Cesena, Federico Agliardi, Biondini espulso, De Feudis, Ricciardo, Loris Tortori, questo ragazzo Emanuele Valeri, questo Nicola Capellini che ti è piaciuto tantissimo quando l'hai affrontato. Giocatore, guarda, una squadra secondo me in avanti fortissima, se lascia proprio, se c'è proprio qualcosa da dire, ma secondo me metteranno sicuramente apposta anche quella situazione nella linea dei difensori, ma quando hanno campo da attaccare hanno una qualità sugli esterni incredibile, che in questa categoria è difficile proprio da contenere. Poi se vanno in vantaggio diventa proprio difficile, soprattutto lì in casa loro con tutta quella gente, cioè giocare in 10 per loro secondo me non l'hanno nemmeno avvertito. Certo. Giocavano in 10, anche se il Francavilla secondo me ha fatto una buona partita, ha commesso qualche errore, ma ci sta che si possa commettere qualche errore lì a Cesena. Questa è una squadra che quando prenderà coscienza della categoria, sì, saranno dolori per tutti, perché è una squadra troppo più forte per la categoria, troppo più forte. Aldo, ti ha impressionato il Cesena rivedendolo? Ma la cosa più bella è il pubblico, tu pensa, sono ripartiti dall'interregionale, guarda, il tipo, guarda, Cesena... 8.000 spettatori. Cesena 7.000 abbonati. 8.000 abbonati. 7, comunque 8.000. Ti posso dire, a provare Francavilla, ha fatto la sua partita, sì. E io infatti non ti nascondo, quando ho sentito che era stato espulso Biondini, che poi è uno dei giocatori migliori, sì,
Ho detto, ma hai visto mai? Anche perché non aveva... fatto il nostro stesso ragionamento, sai? Anche perché non aveva niente a perdere Francavilla, no? Cioè. Vai a Cesena, non c'hai niente a perdere. Ti va bene. Poi, sai, questi sono troppo forti, ha detto bene Antonio, quando prenderanno coscienza faranno 3-4 gol a tutti e prendono il volo. Io penso che forse solo il Matelica potrà mantenere fino a un certo punto il passo dopo prenderà il volo. Marco, rivedendo l'immagine, voi l'incontrerete il Cesena a metà novembre, però insomma se cominciano a girare anche giocatori che, per esempio, abbiamo visto questo terzino Valeri, i due gol di Alessandro, e adesso poi diventa davvero una squadra molto importante, come ha detto il mister, alla lunga diciamo faranno un campionato a sé, perché ha dei giocatori che facevano differenza anche in Serie C. Certo. Io mi ricordo Alessandro, l'ho incontrato ai tempi dell'Aquila, giocatore fortissimo, poi non sapevo neanche che avessero in porta gli Ardi. Sì. Tu hai incontrato anche Tortori quando era a Melfi? Non mi ricordo. Altro giocatore importante. Ma può darsi che perché tu eri all'Aquila, quindi forse eravate in prima divisione, mentre Tortori era in seconda divisione con il Melfi. Sì, forse sì. No, ma una squadra di categoria superiore, dai, che alla lunga, come ho detto prima, dai, vincerà il campionato, perché ma poi con un pubblico così, certo, è facile. Però può essere anche un'arma a doppio taglio. Andrea, vengo da te per chiederti un po' un giudizio, perché oggi ci siamo un po' illusi, poi chiuderemo ovviamente con Agnonese e Avezzano, non siamo un po' illusi in 10 contro 11 al Francavilla? Sì, però poi anche qui la componente emotiva si inverte, quando pensi che in 10 contro 11 possa andare meglio, e invece in realtà il Cesena ha raddoppiato le energie e il Francavilla ha accusato questo diciamo innalzamento del livello agonistico e dell'intensità del Cesena. Il colpo c'è, pensavo fosse ancora più proditoria l'azione di Biondini, però sì, la botta l'ha data nel rivedere le immagini, però devo dire che ha avuto fegato il direttore di gara, perché sotto la curva del Cesena andare a spellere Biondini, cioè il giocatore che è il pedigree più importante tra i 22 in campo, devo dire che ha avuto fegato quasi al limite di una mania di protagonismo, mi spingo oltre, perché la portata del giocatore è tale per cui in un'azione del genere si è preso una bella responsabilità. Qui ora probabilmente stiamo rivedendo Biondini, guarda, in effetti la sensazione è che lui, l'arbitro, vada proprio l'arbitro giustamente veda che Biondini va proprio diretto verso ma infatti è quello l'aspetto che a me ha colpito, perché io pensavo che fosse gioco fermo, un colpo a gioco fermo di nascosto, e invece proprio con la palla in gioco lui va proprio verso il giocatore. La decisione, ripeto, c'è, è una decisione che è corretta, presa però, lo ripeto, sotto quella curva in casa del Cesena con un giocatore di quel livello, però se l'è anche cercata, va detto questo. Per il resto cosa dire, tutto corretto, Cesena potrebbe fare campionato a parte, in casa sarà difficile fare punti per chiunque, in casa del Cesena. Bisogna rendere la partita, il campionato difficile in trasferta a questa squadra. La San Giustese gli ha imposto il pareggio, il Matelica ha battuto, il Cesena, è vero, sono due delle migliori squadre, due squadre di alta classifica, Matelica e San Giustese. Bisognerà vedere se anche le altre sapranno rendere difficile il campionato al Cesena, lontano dal Manuzzi. Andrea, chiudiamo con Agnonese Avezzano, c'è anche una pillolina di Federico Giampaolo che parla in conferenza stampa dopo la partita del Civitella, quindi possiamo vedere. Al Civitelle finisce con un pareggio, il terzo consecutivo per i padroni di casa tra l'Olimpia Agnonese e l'Avezzano Calcio. Una partita piuttosto equilibrata, anche se Granata hanno avuto molte più occasioni degli avversari. Ma andiamo alla cronaca. Il fischio d'inizio coincide con la prima occasionissima per i ragazzi di Mister Foglia Manzillo. C'è Lamin per Sorgente che ci prova dal cuore dell'area, ma Fanti con la punta delle dita manda in corner. Al sedicesimo è sempre Lamin a farsi insidioso con un tiro raso terra che va fuori di un soffio.
L'Avezzano si fa vedere solo al 20° minuto con un tiro di Deramo dal vertice dell'area che Venturini è bravo a deviare in corner. Al 27° arriva la svolta, Cerone servito da Schirone è libero dagli avversari imbambolati di insaccare indisturbato la rete dell'1-0. Lagnone però non si lascia intimorire più di tanto e al 46° pareggia i conti, così con Sorgente che tira proprio addosso a Fanti. Il numero 1 abruzzese respinge e la sfera sulla ribattuta finisce tra i piedi di Gentile che è pronto ad insaccare il gol dell'1-1 finale. Con le immagini di Antonio Masi, eccoci nella ripresa. L'Avezzano sembra deciso ad allungare le distanze. Al 4° ci prova Deramo dalla sinistra, la palla è fuori di poco. Al 13° è Pellecchia da fuori area che non inquadra lo specchio della porta. Al 22° ancora Deramo protagonista con un tiro dal limite dell'area che va alto. Lagnone, che fino a quel momento sembra soffrire le incursioni abruzzesi, tenta di reagire. Al 23° c'è De Zai per Lamin, che non riesce a trovare la conclusione per pochissimo. Un minuto dopo, con un'azione fotocopia, Fanti è bravo a parare. Al 32° il neo entrato Basilio Antonelli, dal limite dell'area, sfiora la traversa. Al 39° è scontro in aria tra Niang e Besana, i due in un impatto piuttosto violento riportano ferite alla testa che necessitano di punti di sutura, per cui si decide di ricorrere alle cure mediche ospedaliere del vicino Caracciolo e i due ragazzi vengono portati via in ambulanza. L'incontro si chiude con questa azione pericolosa di Conti al 50° che sgancia un bolide ma Venturini è pronto a tuffarsi. Ancora un pareggio dunque per l'Olimpia Agnonese, che deve assolutamente recuperare qualche punto in più per allontanarsi dai bassi fondi della classifica. Per l'Avezzano, che la classifica la deve comunque smuovere per recuperare i punti di penalizzazione con cui è partito in questo campionato, è comunque un punto d'oro. Non abbiamo corso tanti pericoli, poi loro hanno fatto gol alla fine del primo tempo, lì poi la partita si è rimessa in gioco. Il secondo tempo è stata una partita più sporca, con palle lunghe, abbiamo giocato meno, anche se le occasioni le ha avute sia l'Agnonese che noi, con Bianciardi, quel colpo di testa lì che l'ha presa male, il tiro di Conte che ha fatto una buona parata il portiere. In questo momento qui il pareggio è buono perché muoviamo la classifica ed è importante. Un punto fuori casa ci deve dare morale e dobbiamo continuare su questa strada perché solo così insieme si riesce a risollevarci da questa situazione un po' precaria. Situazione un po' precaria, Aldo. L'Avezzano è l'altra delusione che hai detto, nel secondo tempo l'abbiamo visto anche un po' in difficoltà. Sì, comunque sia, il pareggio ha ragione il mister, il pareggio bisogna accettarlo, perché visto il filmato l'Agnonese avrebbe potuto anche vincere. Comunque sia, devo spendere una parola a favore del presidente Paris, è stato bravo. È inutile, è stato bravo a non esonerare l'allenatore e deve andare avanti con Giampaolo, sicuramente faranno bene e onestamente non credo che ci abbiano grossi problemi di retrocessione, perché insomma è una bella squadra. Adesso lui ha minacciato di levare i giocatori migliori, ma io credo che di mantenere quelli che ci sono, di portare avanti il campionato, sicuramente faranno bene alla fine. Mister, visto che tu sei reduce proprio dall'esperienza, seppur breve, ad Agnone, noi ci siamo segnati un paio di nomi, Gentile e Antonelli, sono giocatori che dobbiamo tenere d'occhio? Beh, per quanto riguarda Antonelli è un giocatore che conoscono bene tutti, forse non nei dilettanti, ma questo ragazzo a 12 anni è andato nella Roma e ha fatto 2-3 anni lì. Poi sai, è un ragazzo un po' particolare, è un ragazzo che ha delle qualità importanti, secondo me è un giocatore che potrà venire fuori perché ha delle qualità, ripeto, molto buone. Per quanto riguarda Gentile è un giocatore che ho fatto giocare io per la prima volta, anzi la società mi dicevano anche che non era pronto, invece io su questo ragazzo ho lavorato tantissimo. E merita questo gol che ha fatto, anche se non è uno molto avvezzo al gol, insomma, ecco, non è uno la squadra dell'Agnonese è una squadra giovane, secondo me è buona, ha
adesso non voglio parlare della mia situazione, è una squadra che sta giocando con gli stessi giocatori che giocavo io, quasi con lo stesso sistema di gioco. Io avevo sollevato un problema e secondo me questo problema c'è ancora. Sotto porta noi manchiamo ancora, parlo noi perché sono un allenatore ancora sotto contratto dell'Agnonese, ripeto, la squadra me la sento ancora mia e secondo me questa squadra con qualche ritocco mirato ma importante è una squadra che può dare fastidio a tutti, perché comunque c'è un lavoro fatto dietro e non penso che un allenatore che subentri con 6-7 allenamenti possa determinare certo lui il risultato. Penso ancora che questa sia una squadra allenata dal sottoscritto, ma non voglio prendermi i meriti perché noi abbiamo perso delle partite soprattutto con Giulianova e San Nicolò dove sicuramente non meritavamo di perdere. Abbiamo contenuto bene il Cesena e abbiamo pareggiato una partita assurda a Castelfidardo. Il problema forse sta da qualche altra parte, quando poi qualcuno si vuole sostituire al sottoscritto deve stare lontano, deve stare, perché io posso stare tranquillamente a casa, ho una bella famiglia, bei figli, mi dispiace di non allenare un anno, però io penso di aver sempre dimostrato dove sono stato con i fatti e con i risultati. Di essere un allenatore di questa categoria. Se poi mandi via un allenatore dopo 3 giornate, sicuramente il problema non è tecnico, perché loro sapevano che si potevano incontrare dei problemi con una squadra che è il più vecchio, ha 22-23 anni. Certo, i problemi ce li hanno squadre molto più esperte, figuriamoci se poteva non averlo un agnonese molto giovane. Marco, sì Andrea, vai. 10 secondi perché Giampaolo ha specificato in un passaggio successivo della conferenza stampa che la scelta di Dos Santos è meramente tecnica, perché il campo di Agnone è piccolo, Dos Santos adora andare in profondità, tutti questi spazi non c'erano, allora meglio giocare con un giocatore più tecnico, anche se forse fuori ruolo aggiungo io, come Alessandro piuttosto che Dos Santos. Tutto qui. Grazie per la precisazione Andrea. Marco, per chiudere, visto che insomma tu Federico Giampaolo conosci bene, che impressione ti ha fatto adesso che è anche un po' in difficoltà con l'Avezzano? Però è sempre disponibile, è sempre una persona a modo. No, ma è una bravissima persona. Ma io lo conosco dai tempi del Pescara, ci giocavo insieme. Mi ha sempre fatto una grossa impressione, a parte il giocatore che era, ma l'umiltà dell'uomo Giampaolo, di Federico Giampaolo, è di un'altra categoria, ma lo dimostra anche adesso. Certo. Forse se c'era un altro allenatore. Eh? Se c'era un altro allenatore l'avrebbero già probabilmente certo mandato via. Paris ha mandato via allenatori per molto meno, quindi Paris stavolta è stato bravo. Ma Paris secondo me nel tempo, secondo me, siccome è un presidente molto intelligente, molto furbo e capace anche, ha capito che mandar via l'allenatore adesso non conviene a nessuno. Certo, non avrebbe risolto nulla e probabilmente avrebbe creato ulteriore accreditamento nello spogliatoio. Andrea, vediamo il prossimo turno perché poi settimana prossima, ok, si gioca domenica, poi entreremo nella settimana con 3 impegni, quell'altra ancora. Forlì Giulianova, 7ª giornata, Francavilla Agnonese, Isernia Campobasso, Jesina Vastese, Matelica Avezzano, Recanatese Montegiorgio, San Morese Notaresco, San Giustese Castelfidardo, Sant'Arcangelo Cesena, trasferta sul campo della Savignanese per il Pineto. Questa sarà la 7ª giornata di Serie D. Vediamo, giusto per completare, in Serie C i risultati, perché sono finali tutti, e in vista del turno infrasettimanale. Non ha vinto, si è fatto recuperare alla fine dal Diablo Granoce, perché si giocavano Albinone Feferal Pisalò 0-1, Pordenone Vicenza 1-1, in mezzo Monza Triestina 1-1. Hai visto Feral Pisalò? Sì, 0-1. Si è rilanciato col termo, ma questo non lo so. Non dirlo che se ti ascolta il presidente Campitelli, dice, proprio noi li volevamo fare. Campitelli, credimi, Luciano ce l'ho nel cuore, perché immagino quanto stia soffrendo. Sì. Onestamente, da quella maledetta Savona lì,
Sembra che il destino si faccia beffe del Teramo. Guarda una cosa. Anche ieri pareggio al 93esimo. Va bene, sì, va bene. Ma Proietti, no, non è ammissibile che un giocatore come Proietti si faccia perdere in quella maniera. È vero, è vero. Va bene, è stata una bella serata. Grazie ad Aldo Fattore, grazie Aldo per essere stato con noi. Grazie a te, grazie. Grazie, in bocca al lupo ovviamente ad Antonio Mecomo. Mi fai salutare? Prima fammi salutare Antonio. Grazie Jacopo, grazie per l'invito. Speriamo di ritrovarci presto. Certo, assolutamente, scusami. Volevo salutare due o tre amici di Roseto. Prego. Ettore Pavone e soci. Assolutamente, ci vediamo. Vi ricordo tanto volentieri. Assolutamente, grazie e in bocca al lupo a Marco Pomante. Ciao Marco. Ciao, grazie a voi. Rimettiti presto dall'infortunio e speriamo che il Pineto inverta la tendenza. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti. Ti rivedremo domani sera nel corso di Replay con Enrico Rocchi. Non si è giocato il campionato di Serie B, ma Replay va in onda, ovviamente sempre alle ore 21. Noi invece ci vediamo domenica prossima, sempre alle 19.30 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona domenica.